Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Styles alla regia e vi aspettiamo su www.radiostyles.it. E ora si parte, via! E ritorniamo in diretta qui su radiosaius.it, saiuzzolo caro, dopo una settimana di assenza come tutti i giovedì, ritorniamo qui su Social Evolution in questo consueto appuntamento in cui appunto andremo un pochino a conoscere chi si nasconde dietro le nostre pagine Facebook preferite. E questa sera diciamo che ce n'è una veramente particolare, una pagina che sto seguendo da qualche settimana, non vi anticipo chiaramente nulla, perché tra poco li conoscerete. È una pagina che veramente ha tanto da raccontare, ma adesso poi ci arriveremo. Caro Saiuzzolo, spero che tu abbia in questa settimana ti sia deliziato col nuovo sito che abbiamo ammodernato. Ma che bel sito, ma che bel sito! Il sito che abbiamo ammodernato di recente, in cui tra l'altro insomma non ci sono veramente, stanno saltando fuori tantissime nuove novità, ma adesso poi anche queste le racconteremo. E volevo, prima di partire, caro Saiuzzolo, salutare gli ospiti della passata puntata, che appunto ci hanno fatto fare anche due risate, ci ha fatto fare due risate, e loro sono i congiuntivi di Fantozzi, che la settimana scorsa veramente ci ha fatto fare un salto indietro negli anni, un bel po' indietro negli anni, dai, ci siamo divertiti. Questa sera sarà una puntata un po' particolare, perché appunto, come vi dicevo, questi due baldigioni, sono due questa sera, hanno creato questa pagina, ma dai, non vi anticipo nulla, passo subito la parola al grande grosso Saiuz. Ciao Saiuz. Ciao Luca, buonasera. Allora, avevo detto già qualcosa prima, buonasera a te, buonasera agli ospiti e buonasera a tutto il condominio di Radio Saiuz, come dico sempre, e anche un abbraccio caloroso a Testa di Caso, il nostro regista, diciamo che nell'ombra, insomma, che ci controlla le chat e tutto. Allora, faccio la mia lista della spesa, quindi, cari amici, come tutte le nostre puntate, tutte le nostre trasmissioni in diretta, siamo reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Is di Modena, Radio Salgareda in provincia di Treviso, no, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, ho invertito i ruoli, vabbè, va bene lo stesso. Poi abbiamo Modena Noi Radio da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente siamo anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la web tv, siamo presenti su Facebook, su Livestream, stiamo sperimentando anche il canale Dail Motion e siamo sul sito anche. Cosa? Sul nostro canale. Cos'è quel Motion? Scusa, mi sono c'è scritto così, Motion. Sai che il mio inglese, il mio inglese, insomma, è tutto oxfordiano. Nuove tecnologie in casa Radio Saiuz, guarda, io vorrei essere un pochino più sul pezzo. Scusa, è una cosa meravigliosa. Però, cioè, io nella tua trasmissione non faccio intervenire ad Algisa, insomma, almeno lasciami là, insomma, il modo. Hai ragione. Ecco, hai ragione. Bravo. Allora, quindi, vi ricordo comunque, cari amici, che abbiamo la chat che è universale, cioè nel senso è collegata con tutti i nostri siti, tutte le radio del network, e quindi dovunque voi troviate ci scrivete, noi vi vediamo e vi controlliamo. Quindi fate le vostre domande agli ospiti. E l'ultima cosa, caro Luca, buonasera e ad Algisa poi te la faccio venire una di queste anche no. E quindi tutto il mondo ci segue secondo il tuo punto di vista. Perfetto, caro Saiuzzolo, ti riprendo la parola, perché ormai abbiamo fatto un cappello introduttivo fin troppo lungo a mio modo di vedere, quindi mi pare giusto introdurre questi due baldigioni. Ciao Simone, e Simone, cioè un Simone al quadro praticamente. Buonasera. Allora ragazzi, vi ho scovato, come dicevo prima, sulla rete da qualche settimana ormai, che vi seguo, che vi leggo, mi verrebbe quasi da dire. Effettivamente siete una di quelle pagine che è difficile, ci sarebbe tanto da dire sinceramente, quindi non so veramente da dove partire. Partiamo dalla cosa più semplice: come si chiama questa pagina? Me lo dice uno dei due Simone, dai. Allora, il nome
molto semplice, è una pagina su cose, e lo abbiamo scelto proprio perché dice tutto e nello stesso tempo non dice niente alla nostra pagina, cioè una pagina su cose perché può spaziare da tematiche differenti quale siamo noi nel nostro piccolo. Infatti potrete trovare, o ad esempio, post di argomento naturalistico, quindi animali, luoghi particolari sconosciuti della Terra, ma anche dei immagini, quelle che vedete in altre pagine anche più grandi di noi, quindi fotografie storiche accompagnate dalla didascalia esplicativa, oppure anche curiosità di vario genere che si possono trovare sulla rete, si possono trovare in televisione o in qualsiasi altro modo. E quindi questo nome è stato scelto proprio perché ci permette di raccontare tutto quello che vogliamo, avere proprio una pagina bianca su cui scrivere la nostra storia. E complimenti, innanzitutto Simone, mi fa piacere come tutti abbia veramente dato una spiegazione esaustiva in qualche modo di quello che fate, che c'è su questa pagina, anche se mi spiace dirti che Saiz, quando hai detto didascalia esplicativa, è tipo svenuto perché troppe sillabe, probabilmente non riuscito, sono i sali, mi tutte, mancano però, i sali. Esattamente, no, però scherzi a parte, veramente hai dato complimenti, diciamo, te la sei preparata questa risposta. No, te l'aspettavi. Vediamo se Simone 2 invece se la caverà allo stesso modo con le prossime domande. Vabbè, dai, come questo viaggio, questo percorso, quando è iniziato? Dai, rispondetemi uno dei due, ormai tanto vi siete organizzati bene. È iniziato 2 anni fa, il 27 febbraio di 2 anni fa, e l'idea principale era proprio quella. Noi siamo amici da qualche anno e abbiamo pensato di dare vita a un progetto che potesse essere un po' diverso, diciamo, da quello che possono fare anche i nostri coetanei, perché non tutti hanno nei loro progetti quello di creare una pagina Facebook. E allora, quel giorno, il 27 febbraio, abbiamo deciso anche abbastanza su due piedi, perché non è stata una decisione troppo travagliata. Abbiamo detto va bene, apriamo una pagina, la chiamiamo così, diamo questo nome perché è una pagina bianca e poi la riempiremo prima o poi di cose, e quindi è diventata una pagina su cose. Giusto, non fa una piega. È interessante quando hai detto sì, perché siamo partiti i nostri coetanei, ma sì, i vostri coetanei, ma voi quanti anni avete? Noi ne abbiamo 20. Due baldi giovani, Saiuzzolo, potrebbero essere veramente i tuoi nipoti dal punto di vista biologico. E quindi due ventenni che quindi studiano, come stavate raccontando, università, mi viene da dire, o siete troppo ripetenti oppure siete due universitari, mi auguro. E voi di dove siete? Così vi inquadro. Perfetto, quindi... Due ragazzotti di Bergamo che zitti un paio di anni fa sono partiti con questa pagina in cui c'è tanto racconto. Ecco, siete arrivati a un bel numero di like, no? Nel senso che, come dico spesso, su Facebook c'è questa unità di misura, in qualche modo, il like che può dire tutto, un po' come la vostra pagina, può dire tutto e non può dire niente, dipende da come lo si interpreta. E voi, insomma, però siete arrivati a un bel numero, avete superato i 14.000 un paio d'anni, un bel risultato, credo, no? Voi cosa dite? Cioè, prima di tutto, se ve l'aspettavate una cosa del genere? Allora, aspettarcelo sin dall'inizio, diciamo di no, perché proprio è nata così da un giorno all'altro. Però dobbiamo dire che siamo molto contenti di questo discreto successo che comunque abbiamo avuto. Non siamo dei colossi di Facebook come altre pagine che abbiamo visto, ma da un certo punto di vista ci piace anche questo, perché vogliamo dire proprio che con alcuni nostri fan, quelli che magari ci seguono dalla prima settimana, quando avevamo 10 seguaci che erano praticamente solo nostri parenti, e che hanno iniziato a seguirci, e quindi dopo ormai 2 anni che li conosciamo, quasi sappiamo già prima di leggere lo commento cosa diranno, cosa gli piacerà di più della nostra pagina, che tipo di post è più adatto a loro, perché è quasi una dimensione più familiare, familiare, esatto, rispetto ad altri tipi di pagine,
che da un lato può essere magari meno positivo per altri, ma a noi piace molto come cosa, e comunque ci fanno sentire il loro affetto, il loro interesse. Poi ovviamente questo non vuol dire che non speriamo un giorno, esatto, di poter raggiungere i numeri più alti, però siamo anche contenti, certo, di conoscere praticamente chi ci segue e di sapere un po' cosa piace a loro e cosa noi possiamo dare a loro, visto che Esatto, insomma, è anche bello un po' questo percorso. Io intanto do sempre un occhio all'orario, perché dopo questo breve inizio è giusto che diamo anche un pochino di spazio alla musica, quindi intanto invito Saizio, ti comunico Saizio di iniziare a preparare il primo brano, mentre io saluto Federico, che intanto si è aggiunto sulla chat di radiosaizio.it, e non sto seguendo in questo momento la parte Facebook, mi auguro che testa di caso, che non l'abbiamo neanche salutato questa sera, assistente alla regia, mi comunichi tutte le eventuali domande che, ricordiamo, gli ascoltatori possono farvi, e quindi insomma è anche un bel modo questo per cercare di interagire anche con chi vi segue, come dicevate voi, anche da un po' di tempo, anche da 2 anni, da quando è partita questa avventura. Detto questo, caro Saiuzzolo, prima di mandare il primo brano, volevo anche salutare questa nuova partnership, lo dico adesso in poco, sarò telegrafico per non rubare troppo spazio agli ospiti questa sera, questa nuova partnership, caro Saiuzzolo, che ricordiamo ci siamo, insomma, in qualche modo si sono affiliati a noi, ovvero Web Radio di Nor, che è un'altra web radio che fa come noi, manda tantissima musica sotto licenza Creative Commons. Detto questo, Saiuzzolo, se non sei svenuto nell'attesa di trovare un brano. Non sono svegliuto, il brano l'ho trovato, però questa sera ho cambiato, mando musica italiana in lingua italiana. Perfetto, allora, in lingua italiana, perché quindi perché? Puoi anche presentare tu il brano. Visto, esatto. Allora, cari ragazzi, questo brano che andrete ad ascoltare, chiaramente, come dicevo poc'anzi, è sotto licenza Creative Commons, una licenza libera e fruibile a tutti. Radio Saiuzzolo da tanti anni ormai si ha sposato questa causa di cercare di dare spazio e voce anche a artisti emergenti, indipendenti e quant'altro. Partiamo con questo brano italiano, caro Saiuzzolo, dopodiché ritorniamo in diretta e, insomma, ci addentriamo nel cuore della puntata. Vai, Saiuzzolo! Certamente, allora, memoria della puntata che abbiamo fatto con il delitto su carta lunedì scorso con i due compari. Ecco, voglio riproporre alcuni brani appunto di questo gruppo. Questa è il primo brano che farò ascoltare dei Delitto su Carta, è Libera Espressione. E quindi, sono stati quindi i nostri ospiti lunedì scorso. Con l'altro programma. Molto bene. Bravo, ci sono piaciuti molto. Ci sono piaciuti molto. Non solo a me, non solo a Saiuz che è il vecchietto. Vai col brano dei Delitto su Carta, Libera Espressione. Partito. Le tue emozioni
E ritorniamo, eccoci qui dopo il primo stacco musicale. Sails ha voluto in qualche modo ringraziare di Delitto su Carta, che sono stati ospiti lunedì scorso, l'altro giorno, mediante un altro programma del palinsesto di Radio Sails, e quindi insomma li abbiamo mandati questa sera così durante come stacco musicale, e probabilmente Sails, correggimi se sbaglio, li ascolteremo anche sul finire della puntata. Chiuso la parentesi musicale, ritorniamo invece a una pagina su cose, ragazzi. Una cosa che, scusate il gioco di parole, che ho notato, che anzi mi ha affascinato di questa pagina, è proprio i racconti, no? Questi racconti, subito mi sono chiesto, ma li fate tutti voi oppure come ho letto nelle informazioni della pagina? Perché dovete sapere che ogni tanto mi guardo anche le informazioni della pagina. Io nelle informazioni leggo questa piccola biografia. Due ragazzi sognano una pagina su cui tutti possono insegnare e imparare, e la creano. Aiutateci in questo scambio con i vostri suggerimenti. Ma quindi con questo volete dire che alcune storie che io trovo sulla vostra pagina ve le hanno scritti i fan, oppure tutta roba vostra? No, allora, l'obiettivo nostro è quello di riuscire a impostare un dialogo tra noi e chi ci segue. Ovviamente però le storie sono abbastanza impegnative sia da scrivere sia da cercare, perché ovviamente bisogna informarsi prima di riuscire a scrivere e a stendere un testo, sì, che sia anche coerente con la vicenda. E niente, quindi per ora le storie le abbiamo scritte tutte noi, però ovviamente ogni tanto arrivano dei suggerimenti che ci dicono: ah, guardate, ho visto questo... questa cosa particolare, questa cosa che mi interessa, potreste farci un post. L'obiettivo nostro comunque è sempre quello di comunicare con chi ci segue e non di informare chi ci segue. Non è un telegiornale, non è un'enciclopedia. Non è un'enciclopedia, esatto. Non è un noi vi imbocchiamo e voi state a guardarci, ma una comunicazione, un qualcosa di bilaterale, esatto, nel nostro progetto, sì, nelle nostre, sì, idee. Poi ovviamente c'è bisogno anche di, a volte, numeri maggiori, a volte di chi rompe il ghiaccio, però succede che ci sia questo incontro a metà strada. Beh, ed è bello anche, diciamo, lo stile, secondo me, nel senso che molti post, ovviamente mi sono un po' sbizzarrito in questi giorni a leggere qualcuno, come anche è tutto molto romanzato. Quindi questo, diciamo, piace, proprio un racconto delle cose. Aspetta, ho avuto un problema di audio, non mi sentivo più. Ok, ora mi sento. Se non mi sento è un problema. quindi al di là del, come dicevate voi, quindi per fare una sintesi, ciò che io trovo sulla vostra pagina lo scrivete effettivamente voi, poi magari qualcuno vi dà lo spunto e quant'altro, quindi c'è effettivamente uno scambio comunicativo con i fan. E come collaboratori della pagina però siete solo voi, non c'è nessun altro, ufficialmente almeno. Facciamo tutto noi, i post nascono principalmente nella nostra chat di WhatsApp, uno sì, scrive, l'altro sistema, l'altro risistema e poi pubblichiamo. Ah, è proprio un lavoro, sì, perché... a quattro mani, allora, come è bella, sì, questa. No, esattamente. E quindi dai, da questo punto di vista si vede che allora c'è anche quella complicità che non è male, non disdegnate. E, guardando sempre così, addentrandomi sulla vostra pagina, al di là dei racconti, vedo anche che comunque c'è... nei racconti c'è un bel riscontro anche da parte dei vostri fan, nel senso che vedo che sono tutti molto, come posso dire, vi fanno i complimenti, si congratulano. Poi è vero che c'è anche qualcuno, non so se definirlo, sì, hater o quant'altro, no, che comunque critica, però sempre in maniera molto, come dire, carina, educata, insomma, no? Sì, importante. Quindi da questo punto di vista direi che il rapporto mi sembra buono, se vogliamo. Siamo contenti quando, esatto, ci fanno delle correzioni o dei suggerimenti, perché vuol dire che sono attenti a quello che scriviamo. Fa parte di quella comunicazione di cui parlavamo prima. Esatto. Non siamo solo noi, siamo noi e loro, e c'è una collaborazione anche con loro. E a livello di collaborazioni, c'è qualche collaborazione con qualche altra pagina, sempre di Facebook, oppure al momento state andando, diciamo, con le vostre gambe? Allora, dobbiamo innanzitutto ringraziare le fotografie che hanno fatto la storia, perché senza dubbio è grazie a loro che all'inizio
siamo riusciti a avere quella spinta iniziale che è necessaria per essere un po' conosciuti, e quindi dobbiamo senza dubbio ringraziarla. Poi siamo riusciti a creare altre collaborazioni con vari tipi di pagine, con sempre di argomento scientifico, storico, e quindi sì, ogni tanto riusciamo a riprendere contatto con queste pagine. Poi dipende dagli impegni, da altre programmazioni che abbiamo in corso, perché facciamo anche diverse rubriche. Ogni mese facciamo votare ai nostri fan la rubrica che preferiscono fra alcune nostre proposte, e quindi due volte a settimana facciamo questa rubrica. Quindi dipende anche dagli impegni, e bisogna vedere cosa si riesce a conciliare anche con altre pagine. Esatto. E se ci fosse qualcuno all'ascolto, contattateci senza problemi, perché siamo solo contenti di poter creare anche un network di pagine non solo piccole, sì, come la nostra, ma anche qualcun altro, ma anche più piccole. Comunque un network, comunque è sempre bello collaborare, perché è più facile comunque riuscire a farsi vedere in questo modo. Eh sì, diciamo che sai, lo scambio al di là dei contenuti, ma anche un discorso di visibilità, se vogliamo, quindi ci sta assolutamente. Quindi insomma, in 2 anni siete partiti con una pagina che così avete voglia di raccontare, di scrivere, di mettere nero su bianco, se vogliamo, delle storie, e in qualche modo ne avete messe giù veramente tante. Non le avete mai contate, perché ho visto girando non c'è mai una fine, cioè ne avete fatte tantissime, e sono tutte, come posso dire, la particolarità che sono, incuriosiscono, insomma, quindi si fa fatica poi non leggere fino alla fine, se vogliamo, e quindi questo secondo me è il grande merito dei due Simone, di Simone al quadro, forse è proprio questo. Avete mai pensato di fare tipo, non so se avete presente, ogni tanto guardavo su Sky questi grandi storyteller, li chiamano, no? Quindi Federico è buffa e quant'altro. Sì, anche io guardavo Forse vi siete in qualche modo ispirati proprio a lui, non so se questo è il caso, però l'idea della storia, no? della particolarità, in qualche modo un po' la lontana, ma me lo ricorda, ecco, diciamo, questo un pochino... Come? È piuttosto lusinghiera come domanda. No, nel senso molto, come posso dire, molto alla lontana per l'idea della storia. Chiaramente poi lì ci mette dentro un po'. È anche diverso il meccanismo, la modalità, no? Il video è diverso dallo scritto, e quindi puoi raccontare cose diverse. Insomma, c'è tutta una serie, c'è un po' un mondo in mezzo, se è chiaro. Vabbè, mi sono un attimino dilungato. In realtà, questa più che la domanda era una mia così introspezione. Tornando invece a voi. Baldi Giovani, avete fatto questa bella paginetta, diciamo così, che però sta diventando una bella paginona, perché un bel libro, perché di cosa l'avete scritta? Quando pensate al futuro, che cosa pensate? Nel senso, dove pensate di arrivare? Prima parlavate di una rubrica, poi di... Insomma, avete anche delle belle idee per la testa? Sì, idee sì. Lascio un po' parlare. Noi cerchiamo sempre di portare qualcosa di innovativo, anche già solo stasera di essere sbarcati in radio per noi è già un piccolo traguardo. Noi ci poniamo sempre degli obiettivi per il futuro, poi bisogna vedere come, quando e se sarà possibile realizzarli. Però possiamo dire che abbiamo in mente qualche collaborazione anche fuori da Facebook su altre piattaforme, però non anticipiamo niente, e anche perché non è ancora del tutto certo, però si può dire che ci stiamo pensando e che non smettiamo mai di sognare, mettiamola così. Sì, non abbiamo un questo... vero e proprio obiettivo finale. Questa frase qui non smettiamo mai di segnare. Cioè, mi ricordo una delle vostre parti un po' più che nel 94 ha fatto una cosa del genere. Comunque, bella questa cosa. No, mi fa piacere che comunque avete insomma 20 anni alla fine avete, no? Però avete le idee ben chiare. Questo mi piace. Forse si può chiedere, possiamo chiedere cosa studiate. Bello questo plurale che ho usato. Possiamo chiedere. Io studio ingegneria meccanica qui all'Università di Bergamo. Sì? Io invece studio medicina a Brescia. E come vi siete conosciuti? Cos'è, alle superiori? Alle superiori, sì. Andavamo in classe insieme, alle superiori. E sempre
in contatto, ovviamente. È bella questa cosa. E quanto tempo vi prende questo progetto? Che ormai dobbiamo chiamare progetto, non è più una pagina, ma è un progetto di lunga scadenza. Quanto tempo vi prende più o meno? Questa è dura. Allora, non è effettivamente quantificabile perché non abbiamo dei veri e propri orari di lavoro. Non diciamo dalle 9 alle 10 mi metto a lavorare per la pagina. È una cosa un po' più filosofica, diciamo. È una cosa più... mi viene in mente un'idea... Tu quello che dice non smettiamo di sognare. Perché... No, era l'altro. Era l'altro. Ci viene in mente un'idea, la mettiamo per iscritto, oppure siamo a lezione e sentiamo qualcosa che può colpire, qualcosa di strano, come è successo più volte anche negli ultimi tempi, soprattutto visto che adesso seguiamo dei corsi più specifici di quello che erano i superiori, vediamo, ci capita di vedere un documentario, di vedere qualcosa con un'idea che sappiamo potrebbe piacere a molte persone e diciamo ok, mi metto, o me l'annoto o mi metto addirittura già a scriverla. Poi il tempo impiegato dipende tantissimo dal come la si scrive, giustamente, dal quanto si è emotivamente coinvolti in quello che si scrive, perché ovviamente più si è coinvolti meno tempo ci vuole. Magari viene anche qualcosa di più confuso a volte, perché è una trasposizione. Esatto, ti lasci tasso, esatto, prende la mano. Talvolta ci vogliono anche, non dico più ore, però sì, in media sui 40 minuti, anche tra la ricerca, la lettura, l'informarsi e il riscrivere. E la foto. E la foto anche, perché tendiamo a fare... Che c'è un certo lavoro dietro, insomma. È vero che adesso lo definiamo progetto, definiamolo hobby, come ci parla, no? Valvola di sfogo anche, però da un altro punto di vista effettivamente c'è il suo impegno. 22:30, io ogni tanto do un occhio all'orario, perché questo è l'orario in cui il grande grosso Sayuz entra a gamba tesa, quindi stavolta lo anticipo io, entra a gamba tesa e insomma in qualche modo vorrei anche lui conoscervi meglio, chiaramente per quello che riguarda il mondo Facebook. Quindi caro Sayuzzolo, che cosa vuoi chiedere a Simone? Guarda, sai, mi hai letto nel pensiero, stavo per entrare a gamba tesa senza scarpe. Volevo dire, no, prima di mandare un brano ancora di diritto su carta, volevo fare due domande, me le permetti? Due domande, cioè, ma era una curiosità più che altro, no? Allora, innanzitutto, ragazzi, Simone, insomma, io quando parlo non so parlare, quindi cercate di comprendere, insomma, quello che dico, ok? Allora, ottima premessa. No, perché sai che finiamo sempre alla fine che tu mi devi fare da interprete, Luca, no? È sempre così. No, sono due curiosità, veramente. La prima riguarda un post che hanno messo loro riguardo un certo Stanley Williams. Cioè, non ho capito, no, da questo articolo, insomma, sto personaggio un po' strano, perché un noto criminale americano, no? Questo che è un cofondatore, come scrivete voi, della gang di Los Angeles, che si chiamava Crips, sta gang. Vabbè, comunque, dite, è noto a molti per essere stato giustiziato in carcere dopo aver ricevuto 5 candidature per il Nobel per la pace. Cioè, fatemi capire. Anche io, infatti, quello è però anch'io dubbioso. Cioè, questo qui è stato ucciso in carcere, giustiziato in carcere dopo aver ricevuto 5 candidature per il Nobel per la pace. Cioè, come fa una avere 5 candidature? Cioè, un noto criminale avrà ucciso delle persone. È un dopo temporale, non è un dopo causale, diciamo. Non è praticamente, lui è stato cofondatore appunto della gang dei Crips insieme a un altro noto criminale, anche lui, che viveva nei bassi fondi, diciamo, della città di Los Angeles. All'inizio volevano riuscire a eliminare il crimine dalle strade, visto che i furti e i reati minori sono diffusissimi, soprattutto nelle zone più povere delle città e delle città grandi americane anche. Certo. E praticamente è stato incarcerato con l'accusa di aver commesso 4 omicidi. Nell'81 l'hanno condannato a iniezione letale, ovviamente è stato nel frattempo assicurato al braccio della morte al sistema giudiziario degli Stati Uniti, però a metà degli anni 90 ha cominciato a collaborare, diciamo, con
con delle organizzazioni, ha iniziato lui stesso un'opera di sensibilizzazione, sì, mirata proprio a quello che era l'intento originario, ovvero eliminare la criminalità, che poi nel suo caso è sfociata in fare peggio di quello che volevano eliminare. E quindi dapprima ha ricevuto una lettera del presidente Bush che gli faceva i complimenti per il suo attivismo, poi ha addirittura ricevuto 4 candidature ai premi Nobel per la pace, non ha mai vinto, e proprio nel 2004 lui è stato candidato dal 2000 al 2004, adesso se non faccio gaff, e alla fine del 2004 è stato giustiziato, appunto, con non gli è valso nulla questa sua quintupla candidatura al Nobel per la pace. Quindi, hai capito, sai, su quante chicche di storie trovi? No, ma proprio questo mi ha incuriosito questa cosa. Comunque, diciamo, una nota tra virgolette di colore, dico, è che lui è un appassionato di Schwarzenegger, se non sbaglio, no? Sì, sì. È cresciuto con il mito, mito dei muscoli. In America è abbastanza diffuso, soprattutto nei ghetti e nelle zone più periferiche. Per farsi valere bisogna essere abbastanza fisicati, diciamo, e quindi il mito era questo. Soprattutto in California, dove Schwarzenegger poi è diventato anche governatore. Esatto. L'altra mia domanda riguarda i gatti, dato che ho un gatto, quindi mi ha incuriosito anche questo, sì, insomma. E che insomma dal colore si capisce se è una femmina, se ho capito bene, vero questo articolo? Sì, se non, non è che proprio si capisce se è una femmina, ma una determinata combinazione di colori garantisce che sia una femmina. Garantisce che la firma, quindi cioè, non si può fare con gli esseri umani questo, no? non ho capito, no. Vabbè, insomma, è la cosa mia. Io direi la che cosa è mia. Il tuo tempo, sai, se è giunto alla fine. No, scherzo, potevamo poi mandare il brano. Vedi che mi piace sempre in qualche modo coinvolgerti, Carlo Soiuzzolo, anche perché. Lo dico soprattutto agli ascoltatori, ma a maggior ragione poi anche è giusto che gli ospiti lo sappiano. Sai, se non è un uomo da Facebook, no? Quindi tutti gli ospiti che io in qualche modo porto qui su Social Evolution, lui si va a scuriosare proprio durante la diretta, no? Capisce, per vedere chi è, cosa hanno fatto, cosa hanno scritto. E effettivamente la vostra pagina insomma, gli dà tanti spunti per farvi domande, quindi meglio che lo interrompiamo, sennò poi dopo potrebbe no, perché ce ne sono altri, insomma, è da leggere tutte, insomma. Io me ne sono lette diversi, però quello lì primo che ho posto la domanda, quello mi ha proprio era singolare, effettivamente. In tutto questo abbiamo lasciato un pochino in disparte la chat, quindi anzi rinnovo l'invito per chi volesse iscriverci sia sulla pagina Facebook sia su radioscience.it. intanto, da radioscience.it era arrivato a me 10 minuti fa una domanda, ma tra una cosa e l'altra non avevo ancora girato agli ascoltatori. Ciao Federico, innanzitutto ci chiede: quanti siete a lavorarci dietro e cercate collaboratori? Vabbè, la prima domanda in realtà mi avete già risposto, siete solo voi due. Piuttosto, cercate collaboratori? Collaboratori in senso stretto? Stretto, cioè come voi, nel senso che scrivano i post. No, perché cioè, è più una cosa fra di noi, esatto. Molto... amichevole come quello che dicevo prima, dei tempi molto filosofici. Sì, esatto. Se un'altra pagina vuole collaborare con uno scambio di materiale anche periodico, o anche se qualcuno vuole inviarci dei suggerimenti su qualche post, qualche idea, può farlo tranquillamente, anzi siamo molto contenti. Quindi diciamo che insomma è la vostra, è il vostro tesoro, come diceva citando qualcuno. Un po' gelosi. Esatto. E quindi no, ci sta, nel senso che non siete i primi e non sarete sicuramente gli ultimi, insomma l'avete creata voi, ve la state gestendo voi e sta andando anche bene, quindi non vedo perché cambia, no, come si dice, squadra che vince non si cambia, quindi andiamo avanti così. Per quello che riguarda sai, su questo programma abbiamo avuto ospiti tante pagine Facebook, da quella piccolissima a quelle decisamente grandi, e poi ci sono
pagina come la vostra, che comunque sono di una grandezza che va veramente in crescendo e quant'altro. E quello che chiaramente si differenzia, al di là dell'argomento, della tematica, di tutte le sfaccettature che ci dà appunto la rete, è un pochino anche le analisi che ognuno di questi ospiti, ognuno di questi amministratori ha fatto su quello che riguarda il mondo della rete, se vogliamo. Dove voglio arrivare? Voi praticamente avete una pagina in cui in 2 anni avete visto forse anche la crescita, ma anche vedere i commenti, come arrivano, chi magari se siete anche un pochino fissati con i numeri, vedere chi segue la vostra pagina, che fascia di età può avere, se vi sono più maschietto o le femminucce. Insomma, da questo punto di vista vi siete fatti già anche un'idea di qual è un pochino il target della vostra pagina, oppure dite vabbè dai, noi tanto scriviamo curiosità, quindi alla fine ci seguono tutti? Vabbè, allora, una fascia di età precisa non c'è, cioè, però è chiaro che non è rivolto a un pubblico troppo giovane, diciamo, magari nel senso bambini o cose del genere, anche sì, perché alcuni post sono un po' più impegnativi di altri. Però di giovani, diciamo, della nostra età o comunque qualche anno più grande, ce ne sono parecchi, quello senza dubbio, e anche di più anziani che si appassionano, anzi, dobbiamo dire che molti dei nostri fan storici appartengono, sì, proprio a quella fascia, quindi... E sono quelli che commentano più di tutti, che sono più entusiasti, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Ok, no, insomma, diciamo che mi piace anche un pochino andare a capire, no, cosa c'è dietro appunto a questa pagina. E voi quando siete partiti vi siete, come mi avete raccontato un pochino le pagine da cui avete preso anche delle immagini e quant'altro, ma vi siete ispirati a qualcosa in particolare? Perché poi effettivamente stavo pensando in questo momento quante pagine simili alla vostra ci sono, non è che me ne vengano in mente proprio così tante, a dire la verità, quindi effettivamente è anche una pagina molto quasi esclusiva, se vogliamo. Però oppure non so se vi siete ispirati a qualcuno in particolare. No, ispirati a qualcuno no, come argomento, quindi le tematiche no, forse come appunto, diciamo, modalità di post, quindi la fotografia, sì, accompagnata dalla didascalia, quello sì, ci siamo ispirati, per esempio appunto a fotografie che hanno fatto la storia che citavamo prima. Però non volevamo assolutamente, diciamo presuntuosamente, pestarci i piedi a vicenda, e quindi non volevamo fare non volevamo trattare delle stesse tematiche. Ovviamente non saremmo stati noi a pestare i piedi a lei. Infatti. Però no, come modalità di post sì, come tematica assolutamente no. Infatti anche a me, adesso pensandoci sinceramente, poi sicuramente ce ne sarà qualcun'altra, però di argomento sì, poi... così vario a me non vengono. No, infatti niente. Siete, da questo punto di vista, direi che abbiate le esclusive in qualche modo. Allora, caro Saiuzzo, lo mandiamo, che poi tra una cosa e l'altra ci dimentichiamo che siamo una radio, dobbiamo anche mandare qualche brano. Quindi continuiamo questo percorso anche musicale, mandando un altro brano dei Diluti su Carta, che, come dicevamo prima, per chi se lo fosse perso, sono stati ospiti con noi lunedì scorso. Il brano è Solo con un senso. Vai, Saiuzzolo. Partito.
fai, come fai, come fai ad ignorare un tuo senso? Sì lo so, sì lo so, sì lo so, sì lo so, sì lo so. Credi di aver già sentito tutto? Ma tu ascoltami, ma tu ascoltami. E tu dimmi perché dovrei essere materia quando posso sconvolgerti solo con un senso. Ti porterò verso i confini della percezione, infrangerò lo spazio e il tempo. Lasciati andare in un conflitto di pace apparente. Io sono musica. Go! Infrangerò lo spazio e il tempo. Lasciati andare in un conflitto di pace apparente. Io sono musica. Biglietto. Ah, sono già in onda, Sites, che bello, quando mi sfumi le canzoni. Avete sentito Delitto su carta, altro brano che si va ad aggiungere, insomma, a tutti i brani in programmazione sulla normale programmazione, ho detto due volte la stessa cosa, di Radio Saiuz. Prima che mi incespichi ulteriormente, caro Saiuzzolo, io ritorno subito da Simone e Simone, che invece sono belli carichi, ci hanno raccontato tante cose questa sera, e insomma chi sono, da dove vengono, dove vogliono arrivare tra l'altro, e come nascono i posti e quant'altro. Io adesso però vi chiedo una qualche curiosità, ormai siamo veramente, ci stiamo dirigendo verso l'ultima parte di puntata, quindi sono curioso di sapere in questi due anni se c'è qualche particolare evento che vi ha colpito particolarmente. Ve la chiedo a tutte e due, quindi rispondetemi come vi pare. Beh, allora, forse un evento particolare che ricordo della nostra pagina è quando abbiamo compiuto il primo anno, diciamo, quando magari ci siamo resi conto che veramente avevamo fatto qualcosa di stabile, di duraturo e qualcosa di concreto, no? E tra l'altro noi ogni tanto ci facciamo delle sorprese a vicenda, e mi ricordo che in occasione del primo compleanno il mio compagno qui aveva fatto un video scherzoso per i nostri fan, e me l'aveva tutto nascosto per settimane e settimane gonfiando l'evento, e poi alla fine il giorno del compleanno aveva messo questo video simpatico che non so se si riesce a recuperare perché è molto indietro nella pagina, però nella sezione video forse della nostra pagina si può vedere. Beh, perfetto, quindi magari è bella questa cosa, magari se avremo modo, ma anche successivamente di pescarlo, lo gireremo per sfottò. No, dai, comunque è una cosa carina, no, questa. Sì, anche per sfottò, perché i mezzi tecnici diciamo che sono quello che sono, e soprattutto le nostre abilità sono quelle che sono, quindi non è troppo eccezionale. Diciamo che avete altre peculiarità, magari non quelle del videomaking. Esatto. Stavamo su YouTube, altrimenti non su Facebook. Giusto, infatti la piattaforma è quella dove siete attualmente, perfetta. Quindi. Senti, a proposito di piattaforme perfette, voi a parte Facebook avete qualche altro social su quale siete già sbarcati o no? O ci arriverete? Allora, abbiamo creato un nostro sito internet in cui abbiamo raccolto le rubriche che noi abbiamo fatto, perché ogni mese, come ho detto prima, facciamo una rubrica di tema vario che votano i nostri fan,
e abbiamo raccolto alcune delle rubriche. Poi, a essere sinceri, fra vari impegni non si è riusciti ad aggiornarla nell'ultimo mese, quindi non è esattamente in pari con la pagina, però provvederemo anche a fare quello. E poi in realtà avevamo anche fatto un tentativo su Instagram, ma proprio per i numerosi impegni poi è stato un po' abbandonato quel progetto. Sì, infatti Instagram l'avevo scovato in qualche modo, e infatti avevo intuito che dopo ovviamente le cose iniziano a diventare veramente, poi serve un altro collaboratore, ma che faccia tipo il segretario più che altro. E, per quello che riguarda invece il sito, no, non lo sapevo. Cado veramente dal pero in qualche modo. Come si chiama il sito, se possiamo così allora anche promuovere quello? Il sito è proprio una pagina su Cose, però è su un'altra piattaforma. Sì, io però mi ricordo il nome. Ma è bella questa cosa che non sapete. dove abiti? Ma io abito più o meno, hai capito dove? Cioè... WordPress. Come? Sì, WordPress. Sì. Perché ovviamente le nostre abilità anche nel fare i siti non sono. Diciamo che al momento su Facebook dice lode, tutto il resto è rivedibile. No, vabbè. Territorio inesplorato. Esatto. Vabbè, ma ci arriverete, secondo me, ci arriverete. Comunque bella questa cosa, qual è il nostro sito? No, per quanto invece no, è fantastico. Quindi mi viene da dire che per estensione, insomma, anzi conseguentemente anche il sito è curato solo da voi e non c'è nessun altro al mondo che vi possa gestire la cosa. Vabbè, insomma, dai. Poi me lo andrò a guardare, perché questa cosa mi era sfuggita. Chiedo bene, tornando a noi, perché sennò poi alla fine mi perdo in chiacchiere e mi rimangono, diciamo, le curiosità, no, in canna. Per quello che riguarda invece il mondo Facebook, voi non siete solamente degli amministratori, ma siete anche degli utenti, e in quanto tale è giusto che, insomma, seguiate, come tutti noi, diciamo, delle pagine. Ci sono magari quelle che seguite di più, quelle meno, eccetera. Tra le pagine che seguite di più, quale mi consiglieresti da contattare e da chiaramente portare eventualmente qui su Social Evolution, qui su Radio Sites? Partiamo da uno dei due, tanto poi la domanda è per entrambi. Ok, allora io in verità, come pagine che diciamo che seguo, pagine che sono inerenti a degli argomenti specifici, che non so se sono troppo adatti, diciamo, per questo format, che sono per esempio le pagine di basket, perché io sono un grande, come parlavamo prima di Buffa, io mi sono innamorato grazie a Buffa del basket, e quindi Fantastico. Seguo pagine riguardanti NBA, quasi esclusivamente NBA. Però sì, se devo dire, senza voler essere ridondante, però, perché abbiamo già citato anche un paio di occasioni, però c'è le fotografie che hanno fatto la storia, è gestito da una persona davvero, per noi è davvero speciale, soprattutto per quanto è stata disponibile nei nostri confronti, perché io l'ho contattata, e questa è una delle grandi sorprese che ci siamo fatti, io l'ho contattata quando eravamo proprio agli albori, penso non fossimo neanche a 100 mi piace, e lei invece era già, mi pare, a 300.000 forse, o 250, 300.000 mi piace, e le ho detto: guarda, io sono l'admin di questa pagina, ti dispiacerebbe condividere un nostro post? E lei, io non mi aspettavo neanche che rispondesse, invece lei ha risposto, non solo, cioè, ti ha dato udienza, e beh, bella questa cosa, dai. E poi lì è continuata nel tempo questa collaborazione, quindi ogni tanto riusciamo a sentirci e a condividere del materiale. Davvero una persona disponibilissima. Insomma, sai, anche un... Non so se in questo momento l'ascolto, ma sicuramente se è all'ascolto la ringrazio tantissimo.
Vabbè, diciamo che se, chi lo sa, magari se non ne ascolta adesso ci può ascoltare col podcast, così vedi mi attacco a questa cosa per fare anche il consueto, la consueta nota di servizio, se vogliamo. Ricordiamo che questa diretta, oltre ad essere presente su Facebook, come penso la maggior parte di voi starà seguendo, la potete trovare, la potrete trovare da domani anche sul podcast di YouTube. Potete arrivarci sia dal canale di Radio Science di YouTube, ma anche dal sito radioscience.it sotto la voce podcast. E ovviamente il programma è Social Evolution. Chiudo la nota di servizio, quindi tornando invece a quello che dicevi, diciamo che bella questa cosa che non solo ti ha dato udienza, ma si è resa anche disponibile. E sai che quando si raggiungono certi numeri, magari sai, si arriva così in alto che ci si è quasi dei VIP, se vogliamo, no? Quindi da questo punto di vista invece apprezziamo l'umiltà. E invece il tuo compare che cosa ci racconta per quello che riguarda delle pagine che segue? Beh, anch'io un po' come lui seguo più pagine sportive, in particolare più di tema calcistico o sì, anche di tema naturalistico, quindi magari National Geographic fa dei post molto interessanti e molto utili spesso per noi, per avere delle ispirazioni per cercare poi altri post. Chiaramente non so se può essere per te National Geographic che... un ospite. Sì, diciamo però, che chiamati noi in quella puntata nel caso riuscisse a contattarli. Beh, diciamo che sì, ma guarda, ti dirò, National Geographic, sì, sono loro che contattano me. No, scherzo. Sono loro che mi prendono come caso da studiare, probabilmente. Però questo sono oggetto di studio da... No, scherzo a parte. Dai, battutaccia a parte. No, sì, quelli sono pagine giustamente un po' più legate proprio ad attività, società. A noi piace più che altro se quelle pagine che nascono dal nulla e poi pian piano, grazie al passaparola, grazie alle condivisioni e quant'altro, un po' come la vostra, sta veramente raggiungendo numeri interessanti. Questo, insomma, sarebbe anche bello, come dico ogni tanto con Science, sarebbe bello, visto che questo programma ormai ha già un annetto, anche se poi chiaramente non andiamo in onda tutti i giovedì perché io non sono così bravino, non faccio sempre i compiti, sarebbe bello dopo un po' andare anche a ricontattare dopo qualche annetto le pagine che sono state i nostri ospiti, vedere poi se sono ancora lì, sai, perché il mondo della rete è velocissimo. Abbiamo conosciuto pagine nate in 6 mesi, avere dei numeri pazzeschi, e pagine saranno ancora lì dopo 6-7 anni, quindi c'è di tutto. E sarebbe bello dopo un po' di tempo andare a ricontattare qualcuno, gli ospiti passati, vedere un pochino dove sono arrivati, no? Se sono ancora attivi, come e quant'altro. Comunque, non devo parlare io, devo lasciare la parola a voi, ma mi sono lasciato prendere come al solito. Poi... chiedo venia, come? No, continuando su altre pagine, ad esempio, sì, pensando in questo momento, una collaborazione recente che abbiamo fatto è con una pagina che si chiama Animalium tra scienza e storia, anche loro una pagina medio piccola e piuttosto recente, e però di argomento proprio, come dice il nome, più di tipo naturale, in particolare proprio sugli animali. Però anche con loro abbiamo creato qualche collaborazione, quindi una pagina che ci sentiamo di suggerire, nel caso di coinvolgere, sì, anche questa. Sì, diciamo che non la conoscevo e in questo momento la sto digitando, quindi per farmi un DD, è carina, mi piace, infatti credo che è singolare, adesso poi con calma me la guarderò. Ci piacciono, devi sapere che poi magari qualcuno potrebbe pensare che noi li scegliamo solo in base ai like, ma non è così, nel senso che certo, ovvio che sia... Due persone come seguito magari non è tanto attiva, però tutte quelle pagine che comunque sono attive si sbattono, anche se vogliamo, e ci piace in qualche modo, se sono d'accordo con noi, se diciamo raccolgono il nostro invito a portarle in diretta, anche se magari non sono da milioni di fan e quant'altro. Però 22:57, cari Valdigioni, sai, se tu non hai quesiti da porre a Simone, mi sa che siamo veramente i titoli di coda qui, No, non è questione di avere quesiti, anche ce ne sono tanti di quesiti, se per questo, insomma. Tantissimi. Perché, tantissimi. No, perché in effetti, insomma, loro partono anche un qualche cosa che va sul sociale, no? Come quello lì di Gordon Parks,
o altre storie che stavo appunto leggendo, non solo dei gatti. Ti piace guardare le pagine e citare a caso quello che leggi? Bravo, sai. No, no, ma vado sempre a caso. Poi dopo, ovviamente, ci sono anche delle fotografie, insomma, che vanno diciamo a completare il post, l'articolo, come lo vogliamo chiamare, no? Sì, questo, sì, per sì. Questo. Quindi io consiglio vivamente di andarsela a spulciare fino in fondo, perché insomma di notizie ce ne sono tantissime, e sono molto, sono anche molto molto curiose. Eh sì, e poi come quella di prima, eccetera, insomma. Esatto. E poi mi spiegate, insomma, del post che avete fatto tempo fa sulla siringa. Sì, è uno dei classici esempi di post sentiti in università e poi portati. Ah, ecco. No, ma è bella la foto di quella siringa schermo che avete messo. Quella è una siringa, no? In quella foto. Yes. No, perché l'ago è un po' grosso. Se quello è l'ago. Vabbè, diciamo che raccontare, sai, su quello che non riusciamo in questo momento a vedere, almeno io sì, perché sono sulla loro pagina. Ma però io dico anche perché voglio invogliare ad andare a vedere la pagina, no? Cioè, bravo, esattamente. Esattamente, 22:59, caro Saiuzzolo, qui ci cacciano, come dicono. Ci cacciamo, quindi, ragazzi, da noi, vi lascio la parola, perché è giusto, insomma, che possiate salutare il vostro fan, il vostro seguito, e anche gli ascoltatori, tutte le persone che, insomma, questa sera ci hanno fatto compagnia. Quindi lascio la parola a Simone, se volete fare un saluto generale. Va bene, sì, allora vogliamo sicuramente salutare tutti quelli che hanno avuto la pazienza, il coraggio di seguirci, non so bene come dirlo, chi è stato abbastanza, chi è stato curioso, chi si è lasciato incuriosire, e niente, quindi ringrazio sicuramente voi per questa bellissima opportunità, non è una cosa da tutti i giorni, e basta. Ok. Simone Bis, altro. Niente, come ha detto lui, ovviamente vi ringraziamo, perché davvero è, nel momento in cui abbiamo ricevuto la notizia da te di questa opportunità, siamo un po' gasati subito, quindi mondo nuovo. Esatto, e come dicevamo prima, nuove esperienze, quindi abbiamo accettato subito. E poi anche io saluto ovviamente i nostri fan, saluto anche i fan della vostra radio, tutte le radio collegate che abbiamo sentito all'inizio, e vi invito sulla nostra pagina, ovviamente, per chi non ci fosse già. Buona visione. Perfetto. Perfetto, allora state lì, non lasciateci, passo la parola a Saiuzzolo, prego Saiuz. Va bene, grazie. Telegrafico, sì, grazie ragazzi, Simone, grazie, buona serata, insomma, che siete intervenuti in trasmissione. E poi ho conosciuto la nuova pagina Facebook, anche se io non frequento molto Facebook, però almeno per quelle che vengono in trasmissione me le vedo tutte. Non so perché. Esatto, vedi, quindi in qualche modo mi prende un po' la curiosità. Volevo salutare tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz, chi ha scritto in chat, chi non ha scritto in chat, chi ci ha ascoltato, insomma, anche a chi non ci ha ascoltato voglio salutare, caro Luca. Perfetto, per fortuna avevo detto telegrafico, bravo Saiuz, anche allora ti rubo la parola. No, scherzi a parte, veramente ci ha fatto molto piacere, come dicevo all'inizio, vi ringrazio anche per la vostra disponibilità, perché ci avete fatto conoscere una pagina nuova che è anche che è proprio da leggere e da scoprire, c'è poco da dire. Grazie agli ascoltatori e a tutti quelli che ci hanno seguito, ricordiamo, come dicevo poco fa, il podcast, non lo sto a ribadire, ci trovate ovunque noi siamo. Noi ci aggiorniamo, caro Saiuzzolo, a giovedì prossimo, dove ci sarà un altro amministratore di un'altra pagina, sempre Facebook, che insomma anche in questo caso vedremo che cosa avrà da raccontare. Grazie a tutti, vi lascio sempre con Delitto su Carta, ormai vi ho tediato questa sera con questo artista, che però merita veramente. Il brano è Goccia a Goccia. Buonanotte a tutti e ciao. Ciao a tutti quanti. Ciao, ciao, buonanotte. E resto con lei.
le mie mani ruvide ad avvolgermi la faccia. Non c'è altro che mi venga in mente per perdere il mio tempo. Goccia, goccia, è il tuo sapore che mi fa star male. Cancellare dalla bocca questa sensazione.